viaggerà attraverso le scuole, ma questo è un progetto destinato a crescere se ci diamo una mano perché è solo una prima edizione dell'iniziativa. I bambini potranno, attraverso un elaborato, che può essere un tema o una poesia o anche un elaborato proprio realizzato con ambienti di scarto, possono riconducibile anche ad un'opera che possa essere poi effettivamente realizzata, che può essere una gola, può essere una qualsiasi altra cosa che faccia anche emergere un senso di partecipazione democratica alla vita del comune. Vogliamo chiudere l'evento a fine percorso scolastico del prossimo anno con una biciclettata con i ragazzi che arrivano da tutti i raggi della città, quindi la parola raggi anche per questo motivo. Ogni raggio avrà un nome e un colore, quindi ci sarà la zona raggio stella, raggio laser, raggio di luna, ok? La divideremo in 6 zone e speriamo di riuscire a dire io sono un bambino che va a scuola lì e sto in questa zona della città. Il gioco dell'oca funziona in maniera semplice, hai il regolamento uguale a quello del gioco dell'oca tradizionale, ma con delle regole tarate sulla tipologia delle caselle. Le caselle sono monumenti, parchi, impianti sportivi e servizi del comune. Ovviamente la regola calza sul tipo di casella, quindi quando si arriva in ospedale si staziona per un turno, quando si arriva in un campo sportivo si va avanti di due perché lo sport è un incentivo al Perché avete movimento. scelto questa tipologia molto simpatica per fare educazione culturale e ambientale e Perché anche prima di civica? tutto volevamo ricondurre attraverso il gioco allo spirito di appartenenza ma anche all'orientamento. Orientamento significa nel momento in cui io sono sulla casella Reale Chiesa del Calvario, che poi tutti noi chiamiamo impropriamente Cappellone delle Croci, ma ha un nome diverso rispetto a quello che sappiamo, moltissimi adulti e probabilmente tantissimo, quasi tutti i bambini, non sanno in quale zona della città sia. Quindi ogni casella di questa sarà cerchiata con un colore che è quello del raggio di appartenenza. Se è nella zona rossa, la chiesa del Calvario sarà cerchiata di rosso e il genitore che gioca col figlio al gioco dell'oca spiegherà in quale zona della città sia. Ormai i giovani, anche di 25 anni, usano il TomTom anche in città. Quindi moltissimi ragazzi di tutte le città d'Italia e del mondo utilizzano il navigatore addirittura per muoversi all'interno della propria città. Non sapere dove sono le cose sicuramente non favorisce lo spirito di appartenenza. Quindi se io ho un monumento ma non so nemmeno dov'è o quale strada gli passa davanti, avrò grosse difficoltà a riconoscerlo come un monumento e un presidio della mia città. Abbiamo inserito le regole in questo gioco e soprattutto, come dicevo prima, abbiamo inserito un decalogo di regole, ma soprattutto un questionario da somministrare attraverso i bambini a tutti i genitori. Sarà ovviamente un questionario anonimo che verrà raccolto in tutte le classi per evitare che non ci si esponga. Quindi, con questo sistema avremo anche un'identità di zona della città, perché essendo le scuole dislocate in tutti i punti della città, attraverso i bambini raccoglieremo feedback attraverso il monitoraggio della città, attraverso questo questionario. Un'altra cosa estremamente importante è questo decalogo di regole che noi abbiamo scritto, ma che sostanzialmente sono delle regole di vita di tipo normale, riportando, come diceva il sindaco, in forte discussione la mancanza dell'educazione civica all'interno delle materie scolastiche, perché da qualche riforma in poi abbiamo tutta la parte relativa all'educazione che manca. Manca l'educazione fisica, che è diventata attività motoria, ma che non è assolutamente la stessa cosa, manca l'educazione civica e ambientale. E manca l'educazione stradale, per cui nel gioco dell'oca sono inseriti il posto dei carabinieri, i vigili urbani, dove ti fermi un turno, perché evidentemente se sei dai vigili urbani sei stato fermato per un'infrazione o c'è un controllo. Quindi attraverso la didattica dare anche dei segnali sulle regole da rispettare, per questo motivo questo è un gioco che spinge, ripeto, verso l'educazione. Cosa si vince? Alla fine del gioco, una manifestazione che faremo insieme al Comune a maggio dell'anno prossimo, probabilmente in bicicletta, e questo è uno dei motivi per cui l'abbiamo chiamato a raggi, prima di tutto perché la città viene divisa in 6 raggi, e seconda cosa perché abbiamo previsto una biciclettata finale, ma non è tanto quello il discorso. Nel progetto, per la fine dell'anno prossimo, ci sono un concorso di poesia fatto sulla tua città, perché se vogliamo che si cominci a parlare della città, dobbiamo istigare a produrre per questa città. Ci saranno un concorso di scrittura di poesie e di disegno legati alla città. I premi non li abbiamo candidati perché sono a maggio del 2019. Da settembre sicuramente se gli assessori come credo lo vorranno perché hanno voluto questa iniziativa la porteranno avanti col sindaco, noi ne stamperemo una copia per bambino di tutte le scuole elementari. Una cosa è certa, sul gioco dell'oca ci sono tutti i monumenti più importanti della città, i servizi, i punti di passaggio e i parchi verdi. Ed è già molto perché io ho la convinzione che un bambino che abita al quartiere CEF non sappia nulla di Croci Nord, proprio non sappia proprio nulla.
perché magari non c'è mai arrivato, perché va nella scuola di quartiere, perché si muove poco, il padre quando si muove con la macchina non gli dice neanche dove sta passando. Noi gli stiamo portando la città in casa, questo è il senso. Stiamo dicendo a uno, portati la tua città a casa, giocaci sopra, anzi visto che tuo padre vorrà vedere il giocatore, chiediglielo a lui dove sono i tre arti, che va tutti i giorni con la macchina, non me lo dice mai.